I Lakers stanno una favola, ragazzi. Storicamente le squadre che vincono il primo anello nell'anno successivo giocano una stagione sopra le aspettative. È stato così per i Bulls ed i Rockets negli anni 90, è stato così per i Lakers del tripeat, è stato così per i Lakers 2010, per gli Heat 2013, per i Warriors 2016, dove addirittura hanno vinto 73 partite. È stato così anche per i Raptors nello scorso anno, anno in cui, nonostante la perdita di due quinti del quintetto base del titolo, hanno disputato una stagione ben sopra le aspettative, perdendo solamente in gara 7 coi Celtics. I Lakers 2020-2021 sembrano rispettare questo assunto. Primi nella Western Conference, ma senza mai inserire nemmeno la terza marcia. Nella doppia sfida con Spurs e Grizzlies è stato sufficiente innescare la terza per 5-6 minuti e la partita si è incanalata sui binari giallo-viola. Le due superstar più decisive della Lega stanno giocando poco più di 30 minuti a partita e le rotazioni sono molto più lunghe ed affidabili di quelle dello scorso anno. Si va dai 33 minuti di Anthony Davis ai 14 di Alex Caruso, passando per altri 9 giocatori nel mezzo ed il giovane dei fratelli Adetokumbo in rampa di lancio. Stanno letteralmente giocando in pantofole e nonostante in pantofole si rischi di scivolare, ad oggi sono la seconda miglior difesa della NBA dietro i soli Philadelphia 76ers. La scelta di partire con Dennis Schröder in quintetto e Montrezl Harrell in panchina dà sempre i suoi frutti. Le rotazioni di quest'anno garantiscono sempre la presenza in campo di giocatori in grado di crearsi canestri in autonomia, cosa che l'anno scorso mancava clamorosamente quando LeBron e Davis non erano in campo. La qualità dei tiri e dei tiratori è notevolmente aumentata rispetto alla scorsa stagione, grazie anche ad un Marc Gasol che dal post distribuisce le cornie ai vari KCP, Wes Matthews, Morris e Kyle Kuzma. Kuzma che, sarà per il rinnovo o sarà per la crescente fiducia nei suoi mezzi, sta diventando una discreta pedina a disposizione di questi Lakers e soprattutto di LeBron e Gasol che spesso lo imbeccano in tagli a canestro. Lui e Horton Tucker, sulla cui testa pende la benedizione di LeBron stesso e che nei 15 minuti a disposizione a partita sta producendo cifre molto interessanti. Faccio molta fatica ad oggi a vedere una squadra che possa impensierirli. Forse solamente i Clippers ad ovest possono avere qualche chance di vittoria in una serie al meglio delle 7, non fosse altro per la presenza di giocatori in grado di marcare one on one, LeBron ed Anthony Davis e con Beverly su Schröder. Ma con Harrell come la mettiamo? E con i tiratori? Il primo al 60% dal campo sfruttando l'area sgombra. Il combinato KCP Matthews Caruso al 46% da 3 su più di 10 tentativi a partita. E poi ci sono i rimbalzi. Di gran lunga la miglior squadra a rimbalzo difensivo della Lega, quindi, se sbagli, scordati di prendere il rimbalzo offensivo. E ad est, chi potrebbe impensierirli? Solamente 76ers, che però farebbero fatica sui tiratori, e Milwaukee Bucks, che però non hanno un corpo adatto da mettere su LeBron, calcolando che Giannis dovrebbe stare con Davis. Insomma, un vero rebus questi Lakers per gli avversari. Proviamo però ad entrare nello specifico del perché un giocatore come Harrell, totalmente senza tiro, possa essere così decisivo nella pallacanestro di oggi. La forza di Harrell non è solo l'incredibile dinamismo e cattiveria che ci mette in qualsiasi cosa faccia, ma è molto di più. Ok, i rimbalzi offensivi, sicuramente uno dei migliori in NBA. Ok, la garra, e qui a pochi eguali, ma credo si sottovaluti molto la sua intelligenza cestistica. È sempre nel posto giusto per ricevere la palla, ovunque la palla sia e chiunque sia in possesso. Proviamo ad analizzare un po' di situazioni di questo inizio di stagione. Nella prima azione, con raddoppio su Davis, appena il suo uomo si muove, ed è Zubac, lui si mette in perfetta visione per due facili più fallo. Nella seconda azione, stesso discorso, Davis viene raddoppiato e lui si mette sempre nel posto lasciato libero dal difensore che va in raddoppio. In questo caso c'è Lillard che dovrebbe ruotare come ha fatto Beverly in precedenza, ma non lo fa.
e quindi anche in questo caso due punti facili ed un end one per fallo di Canter. Terza azione, vantaggio creato dalla caduta di Paul George. Batum scala leggermente su Schröder e lui capisce immediatamente dove andare a procurarsi il vantaggio per farsi dare la palla ed anche in questo caso end one. Quarta azione, Poeltl chiude la penetrazione a Schröder e lui, ancora prima che il tedesco tiri, ha già la posizione di vantaggio rispetto al suo marcatore, che è DeRozan. Quinta azione, pick and roll veloce con Schröder e subito capisce dove mettersi rispetto a Dybala, altri due facilissimi ed altro end one. Sesta azione, pare si disinteressi e poi magicamente prende posizione davanti a Mills per altri due. Settima azione, Canter, che per carità non è un difensore nemmeno decente, chissà che cazzo sta facendo, eppure lui trova esattamente lo spazio ed il tempo giusto per mettersi in linea di passaggio per Morris, non LeBron, e altri due facili. Tres vive di queste situazioni, è il giocatore che vorresti sempre avere quando hai due stelle costantemente raddoppiate come LeBron ed Anthony Davis. È complementare sia alle due stelle che a Dennis Schröder, uomo da pick and roll se ce n'è uno. Sebbene le cifre complessive siano inferiori rispetto a quelle che aveva ai Clippers, nei Lakers il ruolo di RL è estremamente più importante. E non è un caso che tiri col 60.6% dal campo. Ditemi cosa ne pensate di questa mia analisi, mettete un like se vi va e rimanete con me. Un saluto, il Franz.